oggi non andremo a fare un test sul vino classico, ma andremo a fare una videoguida di come conservare un vino rosso nel tempo. Avremo a nostra disposizione anche un vino che non è stato conservato correttamente. Infatti andremo a vedere cosa può succedere a un vino che non è stato correttamente conservato nel tempo. Ma andiamo a vedere la nostra videoguida. Qui abbiamo un esempio estremo di cattiva conservazione di un vino, un rosso del 98, quindi esattamente di 20 anni fa, che è stato fatto invecchiare in maniera non ottimale. Anche senza aprire la bottiglia si può subito intuire la perdita di colore del liquido contenuto, oltre ad un'importante sedimentazione scura sul fondo della bottiglia, dovuta probabilmente alla precipitazione delle sostanze polifenoliche, dei tartrati e di varie altre componenti che hanno subito trasformazioni chimico-fisiche non corrette nel corso dell'invecchiamento. Al momento dell'apertura ci rendiamo subito conto che immediatamente dopo aver tolto la capsula di protezione del tappo in sughero sono presenti forti tracce di muffe e di liquido fuoriuscito. Infatti il tappo, a causa delle diminuzioni di volume per l'eccessiva secchezza, scivola subito verso il basso non appena si prova a inserire il cavatappi. Versando il vino nel calice, questo risulta essere quasi completamente privo della sua colorazione originaria a causa della degradazione degli antociani e ha assunto un colore brunastro dorato con elevata torbidità. Al naso l'eccessiva ossidazione conferisce una tipica sensazione liquorosa molto sgradevole ed ogni tipo di aroma è andato perso. Quindi abbiamo visto cosa succede a un vino rosso conservato non correttamente nel tempo. Adesso però andremo a vedere quali sono i nostri consigli per mantenere il prodotto inalterato nel tempo. Il primo suggerimento per un'ottima conservazione è quindi quello di posizionare la bottiglia sempre in posizione orizzontale e mai in verticale, favorendo così il parziale assorbimento di liquido da parte del tappo, che in tal modo assicurerà una migliore tenuta nel tempo. Il secondo suggerimento è quello di assicurarsi di tenere il vino a temperatura costante di circa 15-18 gradi, evitando il più possibile eventuali sbalzi termici improvvisi e tenendo la bottiglia sempre lontana da fonti di calore, al fine di scongiurare il rischio di alterazioni indesiderate. Il terzo consiglio è quello di tenere il vino sempre al riparo dalla luce e tenere sempre sotto controllo l'umidità dell'aria, possibilmente tramite un igrometro che deve misurare un'umidità quanto più possibile costante e intorno al 70-80%. Una volta aperto, il vino andrebbe consumato entro poche ore. Se questo non fosse possibile, si possono trovare facilmente in commercio dei tappi sottovuoto, particolari sistemi di chiusura che aspirano l'aria dalla bottiglia e ne favoriscono la conservazione per alcuni giorni. Non tutti i vini sono destinati all'invecchiamento, infatti i vini bianchi, rosati e i vini rossi economici solitamente vanno consumati entro 3 anni dalla vendemmia, mentre per quanto riguarda i vini destinati all'invecchiamento possono essere conservati per lungo periodo nelle modalità di conservazione che abbiamo elencato precedentemente, mentre per quanto riguarda i vini novello, questi vanno consumati entro l'anno dell'imbottigliamento.
Ci vediamo alla prossima recensione. Mi raccomando, seguiteci su Facebook e sul nostro canale YouTube. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!